Siamo nell'Uollega, una regione dell'Etiopia con territorio di 67.000 km quadrati che si estende su grandi pianori, avvallamenti e montagne asperrime. La capitale dell'impero, Addis Abeba, dista quasi 400 chilometri e le comunicazioni sono difficili e spesso precarie. Le vie del cielo hanno qui precorso quelle sulla terra ed hanno molto contribuito a rompere il millenario isolamento dei diversi gruppi etnici. Ma l'aereo non può sopperire alla mancanza delle strade che costituiscono sempre un problema di vitale importanza per un paese in via di sviluppo, qualunque sia la base della propria economia. Le risorse principali dell'Etiopia sono quelle agricole. L'agricoltura, infatti, occupa il 90% della popolazione attiva e produce il 75% del reddito nazionale. I prodotti della terra vengono smerciati in pittoreschi mercati, come questo di Lekempti. Qui arriva il caffè. L'Uollega è una delle principali zone di produzione di caffè, il cui centro è a Gimbi, località raggiungibile solo con una pista camionabile, percorribile unicamente nella stagione asciutta. La nuova strada imperiale da Lekempti a Gimbi nasce per migliorare e rendere possibili tutto l'anno agevoli collegamenti di questa importante zona con Addis Abeba e quindi con il Mar Rosso. Questa strada, la strada del caffè, si sviluppa per una lunghezza complessiva di ben 110 chilometri. Il tracciato è montagnoso, l'altopiano è inciso da innumerevoli corsi d'acqua, la vegetazione è molto folta. La costruzione non sarà facile. Richiederà esperienza, efficiente organizzazione, programmazione accurata e dovizia di mezzi per superare gravi difficoltà lungo tutto il tracciato. La programmazione è stata sviluppata con il sistema PERT utilizzando i laboratori elettronici General Electric. L'impresa costruttrice italiana Limpresit Recchi, vincitrice della gara internazionale d'appalto, ha predisposto impianti e servizi con larghezza di mezzi, tenendo ben conto della esperienza acquisita anche qui in Etiopia in lavori della stessa importanza e della stessa natura. In particolare sono stati costruiti tre campi principali, uno al 14° chilometro, un secondo intermedio al 54° chilometro ed infine quello di Abasena all'82° chilometro. La strada inizia alle Lekempti a 2000 metri di quota. Prima di scendere di 900 metri in direzione di Argio, si incontra un'ampia radura. Qui, nel 1936, tragicamente si concluse la missione del comandante Locatelli. Le difficoltà ambientali sono risultate accresciute dalla eccezionale piovosità riscontrata in questa regione, tale da costringere a sospendere ogni anno i lavori per più di 6 mesi. Per mantenere il tempo di costruzione in 4 anni solari, è stata così necessaria una dotazione di macchine, impianti ed attrezzature imponenti, che superano una potenza complessiva installata di 15.000 cavalli. Con una tale predisposizione di mezzi, senza la sospensione per le stagioni di pioggia,
la strada sarebbe stata eseguita in tempo di soli 2 anni. Solo per la esecuzione dei 2.500.000 metri cubi di scavi e dei 2 milioni di metri cubi di rilevati sono impiegate, suddivise in diversi gruppi operativi, 60 di grandi macchine che hanno consentito produzione di movimenti di terra con una media dell'ordine di 8.000 metri cubi al giorno. Poiché un complesso di tale mole potesse operare con continuità nella stagione secca ed esprimere il massimo rendimento, oltre ai problemi di programmazione, anche quelli di coordinamento, precedenza e distribuzione dei lavori sono stati analizzati e risolti con l'ausilio di elaboratori elettronici. I ponti per l'attraversamento dei corsi d'acqua principali vengono costruiti in calcestruzzo armato e con strutture a travata. Ecco il ponte sul fiume Argio, 3 campate da 16 metri. Al 56esimo chilometro si incontra il fiume di Dessa, il più importante tra quelli attraversati. Il di Dessa nasce dai monti Gumma, tra Gimma e Gore, e convoglia nel Nilo Azzurro, di cui è tributario, un grande volume d'acqua. L'opera d'arte in costruzione si compone di 6 campate, una da 18 metri e 5 da 12 metri di luce. Mentre sorge il nuovo ponte che sostituisce quello vecchio della pista, poco più avanti si lavora per ultimare il rilevato e preparare la nuova strada. Questa ha una larghezza di 10 metri, non supera mai la pendenza massima del 10% e le curve sono allargate e sopraelevate. A rilevato ultimato, la piattaforma è pronta ad accogliere il piano viabile. Per ora è costituito da uno strato di pietrisco opportunamente classificato, compattato con rullatura ad acqua. Il pietrisco viene prodotto e selezionato da 2 impianti di frantumazione e vagliatura che sfruttano i materiali di 5 cave distribuite lungo il tracciato, nelle quali vengono successivamente trasferiti e montati. Il fabbisogno complessivo di pietrisco è di 310.000 metri cubi e ciascuno di questi impianti consente una produzione di 500 metri cubi al giorno. Per il trasporto, spandimento e rullatura del pietrisco sono impiegati 40 di mezzi tra pale caricatrici, autocarri ribaltabili, autobotti, motor grader, rulli lisci trainati e semoventi. Con una tale attrezzatura vengono prodotti 1.200 metri cubi al giorno di pavimentazione.
Ancora più avanti, verso Gimbi, un altro ponte. È quello sul fiume Little Toll, con campate da 16 e 18 metri di luce. Ma impossibile sarebbe soffermarsi sulle numerose opere d'arte in costruzione. Basterà ricordare che oltre ai ponti, 368 sono i tombini da realizzare, di cui una parte a soletta in calcestruzzo armato e spalle in muratura di pietrame, e una parte a struttura scatolare. Estesi ed imponenti i muri di sottoscarpa e controripa. All'incirca l'ottantesimo chilometro, la Lekempti Gimbi riprende a salire. Qui la vecchia pista affronta una ripida salita, superando 400 metri di dislivello con pendenze molto forti. La nuova strada si snoda invece con pendenza regolare e mai superiore al 10%. Sono questi gli ultimi 30 chilometri ed è il tratto più impegnativo prima di giungere a Gimbi. Qui, nell'ultimo tratto di strada, rivediamo all'opera un gruppo operativo di grandi mezzi impiegati per i movimenti di terra. Nel serrato lavoro che logora uomini e macchine, interviene ora, imposta dalla natura, una tregua. A maggio i primi acquazzoni annunciano la stagione delle piogge. Tra poco le precipitazioni aumenteranno, rendendo il terreno completamente impraticabile. Per più di 6 lunghi mesi il lavoro sarà impossibile. L'insormontabile avversità costringe quindi ad una lunga e gravosa sospensione dei lavori. Già fin da ora non è più possibile produrre al ritmo normale e l'insidia della pioggia determina la sospensione del lavoro per alcune ore al giorno. A fatica è possibile completare e rifinire ancora qualche tratto di strada. Ben presto i mezzi dovranno rientrare ai campi base in fretta per non rischiare di rimanere bloccati lungo la pista fangosa. Nella costruzione hanno trovato lavoro 1200 operai ed una sessantina di tecnici ed impiegati. Ora hanno un solo obiettivo, la ultimazione entro il 1968 nella consapevolezza che mezzi ed organizzazione garantiscono un pieno successo. Siamo tornati a Gimbi al tempo del raccolto del 1968 e la nuova strada del caffè sta per essere completata. Per la prima volta il raccolto raggiungerà la capitale trasportato celermente su una vera strada. Le centinaia di tombini e gli imponenti muri di pietra basaltica costruiti ovunque su questi dirupi fino a ieri inaccessibili hanno già ricevuto il collaudo dei violenti acquazzoni delle stagioni delle piogge, brillantemente garantendo la strada. Ecco il susseguirsi dei ponti, piccoli e grandi. Una nuova opera che il tenace lavoro italiano ha compiuto viene così ad aggiungersi alla collana delle cospicue realizzazioni già portate a termine in Etiopia dalla impresa italiana Imprese Trekking. L'Uollega, con i suoi campi di caffè, la sua agricoltura, la sua economia, la sua vita, si avvantaggerà decisamente del contributo della nuova via del caffè.
attività, capitali e lavoro non potevano avere migliore impiego per inserirsi positivamente nelle prospettive economiche dell'Etiopia e garantire uno strumento di sicuro sviluppo e di migliore benessere.